Perché odi così tanto il Fatto Quotidiano? Ma non odio assolutamente il Fatto Quotidiano, l'ho raccontato più volte, è uno dei giornali che trovo sempre a casa di mio padre. Tu affidi, diciamo, i tuoi commenti più che altro su Twitter, giusto? Sì. Ecco, e la cosa che è sul blog. È sul blog. Sì. E la cosa che stupisce è un po' il dileggio, quello, non so, Santoro e Travaglio sono finto giornalismo. Ecco, perché sono finto giornalismo, Santoro e Travaglio? Sono tweet che di media hanno tra un anno e mezzo, diciamo. Senza giustificarmi, erano tweet fatti quando ero un cubo blogger un po' cazzaro, quindi ci sta. Quindi insomma non più adesso, queste posizioni. Adesso è diverso, adesso quando uno assume un ruolo rappresenta più persone e quindi deve assumersi la responsabilità di parli anche per loro, quindi sono decisamente moderato, mi sono decisamente moderato rispetto al passato. Però rispetto proprio a quello che pensi, cioè Scanzi, Travaglio, Santoro, sono tanti insomma i giornalisti che non ti sono simpatici. No, a parte che, come dire, su Twitter lo sai meglio di me, insomma, un po' le si dà, un po' le si prende, è molto sfottò, molto sarcasmo. Poi una cosa è farlo, ti ripeto, una cosa è farlo da uno che sta, c'ha un blog e si fa due risate così, e poi di legge. Ricevo dalle 2 alle 3.000 notifiche al giorno, gente mi insulta, alcuni mi dicono cose buone, altri mi pigliano a male parole, ci sta insomma. Vabbè, però i capelli di Travaglio o quelli di Scanzi, il taglio di capelli. Vabbè, a me mi hanno detto anche che sono un po' cicciobombo, ci sta diciamo. Tu che dicevi che si tinge i capelli Travaglio, no, non è vero? No, mai detto, non mi ricordo, ho detto sta cosa? Sì. Vabbè, ero cazzato. All'epoca scrissi anche una lettera per il direttore del Fatto dicendo, insomma, mi dispiace quello che è successo, quindi ho massimo rispetto, anzi siete una voce fondamentale del panorama italiano, voglio dire, il potere ha bisogno di critiche forti, io sono molto laico su questa cosa, diciamo. Cosa critichi al Movimento 5 Stelle dal punto di vista proprio della comunicazione? Guarda, la vedo così, cioè, l'anno scorso loro hanno avuto la capacità di dare messaggi chiari e facevano la corsa su se stessi, no? Noi siamo quelli che cambieremo il paese, eccetera, eccetera. Secondo me un messaggio è arrivato a tutti, è arrivato anche a molti miei amici che li hanno votati, sinceramente. Quest'anno ho l'impressione che l'unico messaggio sia il PD. Cioè, è una campagna fatta sul PD, su Renzi, sulle capoliste, sul PD, su Renzi, utilizzando anche parole obiettivamente pesanti, tipo veste rossa, però sono... ci siamo un po' abituati. Una cosa che colpisce di Renzi, e questo unisce detrattori e fan, è il cambio della comunicazione, dalle slide ai video, una comunicazione più smart, più giovane e più ficcante. Un argomento che provo a trattare oggi, lui è il primo che ha pienamente compreso il tema dell'ibridità dei media, cioè non esiste più la televisione come compartimento stagno, non esiste più i social, la rete e quindi anche i giornali come compartimento stagno. La capacità della nuova leadership è quello di riuscire a attraversare i media con una naturalezza e una facilità straordinaria. Certo, voglio dire, se rispetto al passato è una svolta straordinaria. Lo spin doctor di Matteo è Matteo, questo lo sanno tutti, diciamo.